Ciao a tutti! Come avete visto dal titolo, quest'oggi ci occupiamo di skincare, però prima di cominciare volevo dirvi che ho pensato di fare una cosa. Sapete che io nell'info box vi scrivo sempre i prodotti principali che uso nel trucco che vedete in video. Ho deciso di indicarvi, per quanto riguarda il trucco occhi, ogni singolo ombretto che io userò da qui ai prossimi video della palette di Nabla, la Nabla Dreamy Eyeshadow Palette, che vi ricordo io ho acquistato alla profumeria Timiama di Bergamo. Vi lascio magari linkato e a fondo video il video haul dove vi parlo di questa palette, perché so che la maggior parte di voi non ha la possibilità di vedere gli ombretti dal vivo. So anche che ci sono tantissimi video swatch, comparazione, review, eccetera eccetera, però insomma, visto che mi chiedete tanto di questa palette come di altri prodotti e io non avrò la possibilità di fare una valanga di Get Ready With Me usando sempre questa palette, anche perché per me fare il Get Ready With Me è piuttosto impegnativo, devo spostare tutto, devo cambiare le luci, insomma, poi il montaggio è lungo, quindi non è semplicissimo. E poi comunque io, non essendo una makeup artist, vi posso mostrare come rendono questi ombretti in un utilizzo quotidiano di una persona normale, appassionata, che si trucca sempre, anche magari in modo abbastanza intenso gli occhi, ma non con trucchi particolarmente scenici. Quindi penso che possa magari esservi utile vedere come una persona normale come me utilizza questo tipo di palette. Quindi se vi interessa guardate nell'info box, perché vi descriverò tutto il trucco occhi insieme al resto ovviamente. Ma torniamo a noi. Dicevamo skincare. Allora, inizio oggi una serie di video che riguardano la mia skincare routine autunnale / invernale. Questa volta ho voluto dividere il video in maniera diversa rispetto a quello che facevo di solito, in cui vi parlavo magari della mia skincare mattutina e poi della mia skincare serale. Oggi invece vi voglio parlare di tutto quello che riguarda lo struccaggio, la detersione, i tonici e gli scrub. In un prossimo video, non seguente a questo, in futuro vi parlerò dei trattamenti quotidiani e poi vi parlerò delle maschere in un altro video ancora. Perché ho preso questa decisione? Allora, innanzitutto l'idea me l'ha fatta venire Federica F, che, se non mi sbaglio, per quanto riguardava la sua skincare della primavera scorsa, aveva diviso i video in questo modo. Mi era piaciuto, lo trovavo carino, simpatico, un modo un po' diverso per affrontare il tema skincare, quindi spero che non me ne voglia se la imiterò in questo senso. E poi perché sto utilizzando dei prodotti che riguardano appunto la detersione del viso, che ritengo siano molto coadiuvanti a quello che è il trattamento poi che do alla mia pelle. Mi pare che si prenda un po' sotto gamba in generale questo passaggio dello struccaggio e della detersione, nel senso che lo facciamo tutte o dovremmo farlo tutte, però magari ci affidiamo a prodotti un po' a caso. Io non dico che sia necessario spendere infinitamente per pulirsi il viso, però anche nella grande distribuzione si possono trovare, a mio avviso, dei prodotti che siano adatti al proprio tipo di pelle. Siccome sono molto soddisfatta in questo periodo dei prodotti che sto utilizzando in questo senso, volevo dare loro una particolare attenzione rispetto a quello che avrei potuto fare altrimenti. E poi perché comunque mi piace farvi passare l'idea che la skincare routine debba essere un momento dedicato a noi stesse, un momento all'interno di una specie di percorso, passatemi il termine, di benessere che ci regaliamo quotidianamente. Quindi anche la scelta di un prodotto adatto, anche dal punto di vista sensoriale, anche dal punto di vista del profumo, adatto a noi e alla nostra pelle, può invogliarci ad utilizzare il prodotto stesso e a far sì che appunto la skincare assuma questa specie di aspetto rituale. Allora, voi sapete che io non sono costante, io sono costantissima. Io non ricordo il tempo di essere andata a letto una volta senza essermi struccata, ma anche senza trattamento. Io faccio tutto e tutti i santi giorni. Partiamo ovviamente dallo struccaggio, che è una parte abbastanza densa del discorso,
Quindi da quello che faccio la sera per togliere il trucco. Lo sapete, ve l'ho detto un milione di volte, che io strucco sempre gli occhi a parte. Quindi io prima di tutto strucco gli occhi, proprio perché li ho sempre truccati. E per quanto io possa trovare anche in altri tipi di struccanti che uso sul viso dei prodotti efficaci in questo senso, non mi va di insistere particolarmente in quella zona, perché il contorno occhi è una zona delicata, perché potrei andare a strappare le ciglia, quindi vado con un prodotto specifico. In questo caso io sto utilizzando in questo periodo, ma l'ho già usata una volta, la Garnier Skin Active acqua micellare bifase con olio d'argan, strucca, deterge e idrata senza risciacquo viso, occhi e labbra. Il senza risciacquo per me non esiste, non la uso sul viso, però la uso su occhi e labbra. È appunto questa acqua micellare bifasica. Quindi voi la shakerate, io la vado a mettere su un dischetto di cotone, lo appoggio sull'occhio, conto un 10 secondi circa in modo che il prodotto cominci ad agire e vedo che questo prodotto mi scioglie benissimo il trucco occhi. Il mascara, le matite, che sapete io uso sempre, mi ci trovo molto bene. Mi trovo bene con tutti gli struccanti Garnier bifasici per occhi, devo dire. Però questo è sicuramente un prodotto molto conveniente, perché parliamo di 400 ml di prodotto che spesso trovo in offerta, e in più io adoro anche la profumazione. Per tornare al discorso della skincare coccola, ha una profumazione dolce, delicatissima, che amo molto. A questo punto passo allo struccaggio del viso. Ho due metodi fondamentalmente che vado ad alternare. Il più gettonato, quello che mi dà maggiore soddisfazione, è l'utilizzo di questo latte tonico 2 in 1 prime rughe della linea Vitis e Melograno di Delidea. Questo fondamentalmente è un latte detergente. Il fatto che sia indicato come latte tonico io non lo prendo in considerazione, perché anche il passaggio del tonico a mio avviso è un passaggio fondamentale, per cui lo considero un latte a tutti gli effetti. Adoro questo prodotto. È il secondo che utilizzo di Delidea. L'altro che avevo utilizzato era di un'altra linea, era quella al dattero del deserto, se non erro, ancora più corposo. Questa è la linea studiata per le prime rughe. Sapete che Delidea fa prodotti bio certificati, si trova ad Attivotà ma anche in qualche OVS, e io amo questo prodotto. Allora, la profumazione non è propriamente nelle mie corde. I prodotti Delidea hanno delle profumazioni piuttosto intense e tutte abbastanza naturali, quindi non avendo aggiunta di profumi chimici non sono fatte per essere particolarmente gradevoli, diciamo, ma non è fastidiosa. È un latte che non è né troppo denso né troppo liquido. Io lo vado a mettere sulle mani e a viso asciutto, una volta struccati gli occhi, vado a passarlo sul viso massaggiando molto bene e sciogliendo tutto il trucco. Ripasso anche sugli occhi, perché se magari è rimasto qualche residuo di mascara, questo lo va a sciogliere perfettamente. Non brucia gli occhi, è un prodotto molto delicato sulla pelle. Ecco, anche questa è una cosa che io ho notato. Più passa il tempo, più io cerco prodotti molto efficaci dal punto di vista pulente, perché sono fissata, lo ammetto, ma che siano anche delicati e che comincino a avere una parvenza di trattamento, quindi che comincino ad essere nutrienti, idratanti, adatti al mio tipo di pelle, che sì, è una pelle da normale a mista, ma è anche una pelle di 42 anni, quindi non necessita di essere particolarmente aggredita. Già ho avuto il trucco sul viso tutto il giorno, già sono stata in giro in una città estremamente inquinata, il viso è sporco quando andate a lavarlo, ma ha bisogno di non essere particolarmente aggredito, e io con questo prodotto in questo senso mi trovo benissimo. Lo vado poi ad asportare, e lo asporto con uno strumentino che ho provato tanto per e me ne sono totalmente innamorata. Si tratta di questa specie di guantino, di fatto è una manopolina, diciamo, che io infilo nelle dita così, è una specie di spugna in microfibra,
e vado ad asportare tutto il prodotto. Perché mi piace di più dei panni microfibra semplici? Perché riesco ad utilizzare le dita per andare a raggiungere magari quelle zone intorno al naso, vicino alle orecchie, in cui col pannetto magari non passereste facilmente. Quindi è una specie di aiuto ergonomico all'utilizzo di questo strumento. Devo dire che mi piace tantissimo e questo l'ho acquistato, non ha una marca, ma l'ho acquistato al Coin e l'ho pagato, mi pare, 5 euro. Penso che comunque, se trovate una cosa del genere di qualsiasi marca, possa assolutamente funzionare. Trovo che abbia anche un leggero potere, leggermente sfoliante. Alla fine di tutto questo, quando io arrivo a sciacquarmi con l'acqua, perché finito di utilizzare questo mi sciacquo con l'acqua, io ho la pelle super super pulita, ma altrettanto morbida, rilassata. Non è una pelle che ha subito l'aggressione dello struccaggio, sa benissimo, è già luminosa di per sé, mi piace tanto. Un cenno a come lavo questo pannetto: ovviamente tutte le sere lo lavo. E con cosa lo lavo? Lo lavo con il sapone di Alchemilla, questo, che mi era stato inviato dall'azienda. Questo è un sapone struccante, completamente biologico. Alchemilla Eco Bio Cosmetics, sapone artigianale struccante al profumo di mela e rosa canina. L'INCI è cortissimo, è un prodotto vegano e certificato e appunto nasce come struccante. Io ve l'ho voluto portare perché io l'ho utilizzato quest'estate per struccarmi il viso spesso e lo sto usando tutte le sere da più di un mese a questa parte per lavare il pannetto. Cioè, guardate, si consuma pochissimo, ma soprattutto si consuma bene, non si spappola e non si spatascia. Ora, perché io lo sto utilizzando così? Perché pur trovandolo molto efficace sul viso, sia come struccante che come detergente per la seconda detersione, diciamo, non amo particolarmente a livello di rituale il lavaggio col sapone. E per il discorso che facevo prima del rendere il tutto il più piacevole possibile, sono passata a questo tipo di utilizzo, che non trovo sprecato, perché io pulisco questo guantino come userei il sapone di Marsiglia per lavare a mano, diciamo così, poi sotto l'acqua calda lo vado a strofinare bene e il guantino mi torna perfettamente immacolato. Effettivamente, essendo stato il sapone studiato per sciogliere il trucco dal viso, ovviamente lo scioglie divinamente anche dal pannetto. Poi diciamo che ogni 4-5 giorni gli faccio fare un giro in lavatrice e siamo a posto. Tra l'altro si sta mantenendo anche molto morbido e mi piace tantissimo l'utilizzo appunto di questo guantino e ne prenderò sicuramente degli altri. Come vi accennavo prima e come sicuramente ormai sapete, io faccio sempre, sempre, sempre la seconda detersione, che mi va a rassicurare dal punto di vista della pulizia della pelle. Ma anzi, scusate, prima di passare alla seconda detersione vi dico cos'altro utilizzo come prodotti struccanti. Allora, quando io non ho voglia di fare tutti questi passaggi, allora gli occhi li strucco sempre a parte, ma quando io non ho voglia di appunto fare tutti questi passaggi, di lavare il pannetto eccetera, magari tardi, sono particolarmente stanca, oppure se sono truccata molto poco, e capita, può capitare, io utilizzo semplicemente, dopo aver struccato gli occhi, un'acqua micellare sul dischetto di cotone e la vado a passare sul viso, magari faccio due passaggi. Sto provando due acque micellari dello stesso marchio, che sono queste, e ve ne voglio parlare perché sono facilmente reperibili e costano pochissimo. Sono del marchio Cosmia, che è il marchio di skincare dello Shan. Costano 1,99 euro l'una. Le ho volute per questo provare entrambe. Una è la Micellar Water Freshness, e questa è adatta a pelli da normali a miste, mentre questa è la Sensitive ed è adatta appunto a pelli sensibili. Allora, l'INCI è normale, è un INCI da supermercato, ma non contengono alcol, neanche questa purificante, diciamo così. Allora, come vedete, le ho utilizzate entrambe più o meno allo stesso livello. Ripeto, le uso meno spesso rispetto al latte detergente. Vi posso dire che le trovo molto efficaci entrambe.
hanno a mio avviso lo stesso identico potere struccante l'una per l'altra. Non trovo che ci sia un'enorme differenza né nella profumazione né nell'efficacia sulla pelle. Questa purificante tira un pochino di più, cioè si avverte un po' di più se non l'andate a sciacquare subito dopo, ma diciamo che io non mi tengo l'acqua micellare sul viso, la sciacquo subito, quindi non è che trovi tutta questa gran differenza. Questa è una profumazione un po' più fresca, questa leggermente più dolce, ripeto, questa è forse leggermente più delicata, ma niente di eccezionale. Comunque mi trovo molto bene perché costano poco e utilizzandole appunto in sostituzione del mio normale, della mia normale routine di struccaggio, vanno benissimo. Soprattutto io le uso quando faccio quegli struccaggi intermedi nel corso della giornata di cui vi parlavo nel video sulla mia skincare routine d'emergenza, che vi linkerò. Mi capita più spesso di usare l'acqua micellare che non fare tutto il passaggio con latte detergente, ed in quel caso prediligo questa per pelli sensibili, perché comunque è uno struccaggio in più che faccio rispetto al solito, quindi preferisco stare sul delicato. Però ripeto, sono entrambe buone, mi piacciono tutte e due. A questo punto passiamo al secondo passaggio di detersione, e come vi accennavo nel video haul che ho già citato, io mi sono innamorata, ma innamorata a dire poco, di questo detergente. Questo detergente è di Mades Cosmetics, che è un'azienda olandese, e questa linea si chiama Signature, e questo è l'Energizing Ultra Rich Face Wash. Allora, Mades mi ha omaggiata di una serie di prodotti, compreso questo, che è un prodotto da 50 ml. Non si tratta di una mini taglia, questa è la taglia di vendita. Quando mi è stato dato mi chiedevo perché l'avessero fatto così piccolo, e poi ho capito. Praticamente ne basta, ma veramente ne basta, la grandezza di un pisello sulle mani. Andate a emulsionare con acqua, lo passate sul viso, poi potete usarlo con le mani o con uno strumento per la pulizia, e è più che sufficiente, se non quasi troppo. Si tratta di una crema, perché questa è effettivamente una crema, dalla profumazione paradisiaca, buonissima, dolce, delicatissima, che a contatto con l'acqua crea una schiuma che io non avevo mai visto così. Non si tratta effettivamente di una schiuma, è quasi è una schiuma molto soffice, molto delicata, ma molto presente, che però si risciacqua facilmente. Non è un prodotto pesante, pur essendo un detergente ricco di elementi che vanno già a nutrire la pelle, non rimane pesante sul viso, non è fastidioso, anzi. Malgrado il packaging, che è molto bello, ma potrebbe far pensare ad un prodotto da ragazzine, perché è tutto così colorato e così via, i prodotti Mades Cosmetics in generale, in tutte le loro linee, sono prodotti che hanno una gran quantità di attivi importanti per la pelle. Non si tratta di prodotti biologici, anche se c'è una buona attenzione alla formulazione. Alcune linee hanno elementi naturali più di altre, ma non si tratta di prodotti biologici. Questo detergente è però senza solfati, sono comunque cruelty free, e questo è senza solfati perché è stato studiato apposta per andare a non enfatizzare la secchezza e l'aggressione che può dare alla pelle già solo l'utilizzo dell'acqua, che come sapete è un'acqua dura, per cui di per sé potrebbe già andare a seccare un po' la pelle. Questo senza solfati e tutti gli attivi nutrienti che contiene lascia la pelle fantastica. Io non so se di questo prodotto amo più il gesto in quanto tale, perché è meraviglioso averlo sul viso, o l'effetto che mi dà sulla pelle. Io ho una pelle pulitissima, per niente aggredita, non tira affatto, non è appesantita, non è unta, è morbidissima, sembra di non dover applicare alcun trattamento successivamente a questo prodotto. Poi ovviamente io lo faccio, ma mi sento di dirvi che se avete un prodotto del genere e ve ne andate, state via per una notte per dire, o per due notti, potreste anche portare solo questo, lavarvi con questo, e comunque la vostra pelle
non soffrirà assolutamente, non è un prodotto trattante ovviamente. Allora, Mades Cosmetics è questa azienda olandese appunto che vende in vari punti di vendita, ma ha uno store monomarca a Brescia ed è l'unico store monomarca per il momento in Italia. In questo momento non c'è ancora lo shop online, ma so che entro novembre dovrebbe essere attivo, vi terrò informate eventualmente. Comunque qui sotto vi lascio i riferimenti sia al negozio fisico di Brescia sia a tutti i loro social, su cui eventualmente potete andare anche a vedere immagini, chiedere informazioni e leggere qualcosa. Prodotto ottimo davvero. Io non lo uso solo con le mani, cioè mi è capitato alcune volte, ma uso sempre il mio Foreo, questo che mi era stato inviato l'anno scorso oramai dall'azienda. Sapete che io ne possedevo già uno, che è questo che utilizzo al mattino. Questo lo uso la sera perché ha la superficie per pelli sensibili, quindi appunto proprio perché non voglio andare a stressare particolarmente la pelle uso questo di sera. Non vi dico nulla sul Foreo, ho fatto un video di mezz'ora che parla solo di quello, anche quello eventualmente ve lo linko qui sotto. Fatto ciò, passiamo al tonico, uno step che tante di voi, mi sento di dirvi perché io no, tante di voi sottovalutano, ma non è uno step da saltare, non è uno step da sottovalutare. Il tonico è importantissimo per riequilibrare il pH della pelle, per riacidificarlo dopo l'aggressione dei prodotti detergenti e dell'acqua stessa. Il tonico di per sé tonifica la pelle e prepara la pelle a tutti i trattamenti successivi. In più esistono tantissimi tonici che poi hanno anche, oltre all'effetto tonificante, delle funzioni specifiche che potete andare a scegliere in base al vostro tipo di pelle. Ho in mente di farvi un video sui prodotti per la skin care ed eventualmente anche per il make up, ma soprattutto per la skin care, sottovalutati ma che in realtà sono importantissimi. Fatemi sapere se la cosa vi interessa. Il tonico che mi utilizzo la sera, altro prodotto di cui sono innamoratissimissimissima, scusatemi ma sono entusiasta dei miei prodotti per la detersione, è questo Elisir d'olivo, lozione tonica purificante di Erbario Toscano. È una lozione purificante e demoliente. Io l'ho acquistata in un'erboristeria in Toscana, la trovate nelle erboristerie, nelle farmacie, nelle parafarmacie che rivendono Erbario Toscano. Vi leggo qui dietro. Miscela di acqua e vegetali, di foglie di olivo, cipresso e vite rossa per garantire una piacevole azione tonificante, idratante e rimineralizzante, arricchita con azulene dalla potente azione calmante e lenitiva, costituisce l'ideale completamento del trattamento detergente per una carnagione uniforme e luminosa. Io non devo aggiungere altro perché quello che promette l'azienda è quello che è questo tonico. Io ne metto qualche goccia sul dischetto di cotone, non ne serve molto, ha un profumo erboso, ma un erboso di prato fiorito, ecco, per nulla fastidioso e molto molto delicato, che poi sulla pelle non si avverte più, forse anche una nota leggermente agrumata. Lo tampono sul viso e veramente la sensazione è esattamente quella che vi ho descritto. Sento la pelle fresca, rivitalizzata, luminosissima e sana, davvero tonificata e quasi elasticizzata. È un prodotto fantastico che volendo potreste usare anche al mattino. Quindi niente, ho finito la detersione. L'unica cosa che voglio aggiungervi è un detergente che vado ad alternare a questo di Mades. Questo me l'avete visto milioni di volte sul mio canale. È questo prodotto fantastico di Neve, è la seconda confezione che ho, l'altra la vedrete nel video prodotti finiti. Si chiama Beauty Farm Your Portable Spa ed è un prodotto 2 in 1, Cleansing Cream and Moisturizing Mask, quindi è una crema detergente e all'evenienza una maschera idratante. Allora, io utilizzo la sera questo come detergente al posto di questo quando lo voglio lasciare in posa un po'.
cioè finito lo struccaggio, mi asciugo il viso, applico un po' di questo prodotto un po' abbondante, lo lascio sul viso quei 10 minuti, quarto d'ora più o meno, e lo vado a sciacquare. Quindi unisco l'azione detergente all'azione di maschera idratante. Lo faccio quando non faccio altre maschere la sera, quindi quando voglio solo appunto l'idratazione. Poi sapete che normalmente io ho sempre usato questo prodotto invece come maschera a tutti gli effetti, miscelata ai booster, quindi lo faccio diventare o una maschera detox o una maschera anti-age, a seconda del booster, o illuminante, a seconda del booster che ci aggiungo. Questo è il detergente che spesso utilizzo anche quando applico la mia skincare routine d'emergenza, come vi dicevo, perché è molto emolliente sul viso, oppure lo uso quando faccio la doccia, che sia al mattino o la sera, magari in momenti diversi dall'appena sveglio o prima di andare a letto, perché comunque sotto la doccia io non mi vado a rilavare il viso con un detergente sotto la doccia, ma esco dalla doccia, mi applico questo perché mi elimina quella sensazione di pelle che tira, che dà un po' l'acqua dura appunto della doccia, e poi vado a sciacquare, quindi appunto mi dà questa funzione 2 in 1. Passiamo ora al mattino. Non ho molto da dirvi perché il grosso ve l'ho detto per quanto riguarda la sera. Io al mattino mi sveglio e mi lavo il viso e applico il tonico prima dei miei vari trattamenti, e sto usando una linea in combo di Alma Kay, data dal detergente e dal suo tonico. La linea è Purify, quindi detergente e tonico. Nulla vi vieta di utilizzare lo stesso detergente o lo stesso tonico che utilizzate la sera, ma io, proprio per questo concetto di ritualità, ho dei prodotti specifici per la mattina e per la sera, anche perché al mattino richiedo dal detergente e dal tonico un'azione sì delicata, ma che anche mi svegli, che mi dia freschezza e tonicità, che mi prepari ad affrontare la giornata. Questo detergente io in passato l'avevo già usato e già amato, e si chiama appunto Purify Gel Detergente Viso, 125 ml di prodotto. Al Makel la trovate alle profumerie La Gardenia e anche da Limoni, credo, e questi sono prodotti a base di sale del Mar Morto, di un'azienda israeliana, Alma Kay appunto. I prodotti Alma Kay Face Care sono stati formulati per detergere, idratare e nutrire la tua pelle, infondendo nuova vitalità grazie a una miscela di minerali del Mar Morto, oli ed estratti vegetali, che offre alla tua pelle una sensazione di purezza e levigatezza, effetto seta. Ed è veramente così. Nello specifico, questo detergente purifica la pelle con l'azione delicata e naturale di questo gel nutriente a base di minerali del Mar Morto, rinomati per le loro proprietà detergenti che nutrono la pelle preservandone la naturale idratazione. Il cetriolo ad azione emolliente rilassa la pelle lasciandola riposata e pulita. Con le sue naturali proprietà idratanti, la miscela concentrata di burro ed olio di avocado ed olio di semi di borragine idrata a fondo la pelle, mentre gli estratti di melagrana, tè verde e semi di jojoba ne favoriscono la sensazione di levigatezza per un'eccezionale esperienza quotidiana di pulizia della pelle. Ed è effettivamente così. Vedete che è un prodotto ricco di ingredienti che fanno bene per varie funzionalità alla pelle. Io mi trovo benissimo. Questo è un gel piuttosto liquido, semi-trasparente, ha una profumazione fresca, delicata e fresca. L'unica cosa che non amo particolarmente è il pack, perché si svita così e non è facile con le mani bagnate poi andare a richiuderlo, e va richiuso perché se lo tenete appoggiato così al lavandino, ad esempio, è talmente liquido, già sta scendendo, che il prodotto scende. Sarebbe un prodotto perfetto per un pack così con l'erogatore, ma tant'è, è ottimo, non costa pochissimo, siamo intorno ai 15-16 euro la Gardenia, ma anche qui ne basta una goccia, veramente una goccia. Completo il tutto con il tonico abbinato, che si chiama Perfectly Clean, tonico equilibrante, 200 ml di prodotto. Questo è anche questo è un tonico senza alcol, più o meno la stessa profumazione del detergente, molto fresca, che risveglia nel profondo,
e qui siamo di fronte a effetto rinfrescante, effetto levigante, con una formula che dona alla tua pelle una sensazione di morbidezza ed elasticità. Questo delicato tonico viso senza alcol a base di acqua nutriente del Mar Morto contiene ingredienti quali estratti di cetriolo, basilico e semi di jojoba che restringono i pori e rinfrescano la pelle. Quindi in questo senso ha anche questa azione purificante, nel senso di uniformare la grana della pelle. L'unica cosa che mi rimane nel mio cestino è questa essence di Kiko, di cui non vi dico niente, perché vi ho spiegato come e quando la uso nel video dedicato appunto alla skincare d'emergenza. Per quanto riguarda gli scrub, io non ho in uso granché in questo periodo, proprio perché uso il... Ah, non vi, mi sono dimenticata di dirvi che anche questo detergente lo uso col Foreo. E al mattino uso questo, quello che avevo acquistato io, con le setoline normali, non quelle per pelli sensibili, che comunque rimangono delicate, perché mi danno un po' più una svegliata. Dicevo, non insisto troppo con gli scrub, i peeling e così via, perché uso sempre il Foreo, perché uso questa manopolina per struccarmi, ma non dimentico di apportare comunque anche questo tipo di beneficio alla pelle, che oltre che pulire molto bene la pelle, è anche uno step che aiuta poi le funzioni anti-age, perché più togliamo cellule morte, senza esagerare ovviamente, più stimoliamo la pelle a produrne di nuove. Allora, al mattino un paio di volte, diciamo alla settimana, una o due volte alla settimana, uso questo prodotto di Clarins, che non è uno scrub, ma è un One Step Gentle Exfoliating Cleanser. Si tratta di un gel esfoliante, quindi ha dei microgranuli molto sottili, in questo gel molto cremoso e molto morbido, che dà appunto, apporta questo peeling molto leggero, esistente ma leggero. Ha questa profumazione agrumata piacevolissima, ve ne ho parlato di recente e lo amo. E una volta alla settimana almeno uso sempre questa infinita polverina esfoliante di Sephora. Ha cambiato il pack, ma esiste ancora. Ed è la Metamorphosis Exfoliating Powder, che si presenta così, fatta in questo modo, come una saliera. La mettete sulla mano e potete più o meno intensificare il livello di scrub a seconda di quanta polverina mettete. Emulsionate con acqua, la polvere si trasforma quasi in una specie di schiumetta, mantiene quella leggera granulosità che va a portare un'esfoliazione meccanica leggerissima sulla pelle. Ma la cosa fondamentale di questa polverina è che la sua funzione principale è quella di fare un peeling enzimatico, quindi un peeling all'interno, perché contiene estratto di papaya che appunto va a pulire la pelle in profondità. Io vi ho detto tutto, come al solito mi sono dilungata un sacco, ma spero di essere stata sufficientemente esaustiva. Aspetto i vostri commenti, tutte le vostre domande. Intanto vi mando un bacio e alla prossima se vi va. Ciao!